a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Pazzi, ormai la quarta, che da quando abbiamo deciso di portarci anche sul canale video di YouTube. I Pazzi è come sempre programma dedicato ai CD di musica dedicata alla chitarra e quindi iniziamo questa volta con un CD di musica classica. Si intitola Spirito di una sonata ed è realizzato dal maestro Pierluigi Potalivo. È un disco interamente prodotto dal maestro, realizzato e registrato a Roma nell'aprile del 2010. La caratteristica di questo disco è che il maestro Potalivo suona dei brani interamente composti da lui, ma composti con uno spirito particolare, come possiamo leggere nel libretto che accompagna il CD. Sono le parole stesse del maestro Potalivo che dice che esiste una modalità per dare alla parola interpretazione un significato nuovo. Una via è possibile se si immagina che lo spartito non sia la parola definitiva che una musica può pronunciare, ma uno dei suoi volti possibili, cioè quello stabilito dal creatore. Se si immagina che un brano possa uscire dalla forma sancita dello spartito e mantenere il suo genio, tornare e crearsi da sé. Ciò che conta è catturare lo spirito di un autore o di una musica e poterne così gestire la risonanza. Questa potrà allora anche differire dalla versione del compositore, poiché giungerebbe dalla medesima regione creativa. Sicuramente queste parole sono piuttosto interessanti perché in effetti questo CD è composto da alcuni brani. Cinque movimenti possibili e spirito nella sonata, nella quale il maestro Potalivo rielabora alcuni temi e alcune caratteristiche di compositori del passato. Sono cose particolarmente interessanti, in particolare i cinque movimenti possibili, dove i titoli sono abbastanza indicativi: Quando Fernando Sor spia Debussy, Quando Federico Monpoux pensa ad Albéniz, Quando Joaquín Turina ricorda il canto di un gitano, quando il venezuelano Antonio Lauro torna a Napoli, quando Fernando Sor schernisce la sua stessa maniera. Quindi delle creazioni musicali nuove, però ancorate allo spirito di una certa musica classica particolarmente interessante. Parlo di questo CD perché penso che possa essere interessante, soprattutto al di là dell'ascolto piacevole, Potalivo è sicuramente un ottimo chitarrista. Ma al di là dell'ascolto, penso che possa interessare questa composizione ai chitarristi usciti dal conservatorio che vorrebbero allargare un po' di più il proprio panorama musicale senza però trovare delle affinità nell'ambito della musica contemporanea. Penso che questo CD qui possa dare loro delle nuove indicazioni, delle nuove possibilità su cui andare ad operare. Detto questo, passiamo al CD successivo. È un CD di musica acustica. L'autore è Stefano Barone e il titolo è Particolare Number One, Particolare Numero 1. È uscito per la Candy Rat Records e tutti i prossimi CD di cui parleremo sono prodotti da questa casa discografica americana ed è un disco di fingerpicking per chitarra acustica. La cosa particolarmente interessante è, per quanto mi riguarda, che fino ad ora, salvo alcune eccezioni in Italia come Franco Morone, come Francesco Zappa, come Beppe Gambetta, non pensavo che la chitarra acustica in Italia avesse attorno a sé una scena di musicisti particolarmente interessanti. E invece mi sbagliavo perché Stefano Barone è uno di questi. Lo potete sentire suonare anche su YouTube, in particolare vi segnalo il brano Batman che è stato pluricliccato, migliaia e migliaia di visite da parte degli ascoltatori. È un chitarrista estremamente bravo dal punto di vista tecnico, molto, molto preparato e che ha una capacità musicale, una capacità di gestione della musica davvero interessante. La sua chitarra ha un suono caldo, pulito, e lui si sa davvero dar da fare, quindi
un disco estremamente interessante, particolarmente piacevole, anche se, ripeto, qui parliamo di chitarra acustica, ma questo non è sicuramente un problema per quanto riguarda il sottoscritto. Sempre chitarra acustica, sempre musicista italiano, Aria Meccanica di Sergio Altamura, sempre della Candy Rat Records, un disco, questo qui, un po' più particolare. Sergio Altamura ha una tradizione rock particolarmente evidente e si sente in tutti i brani del suo disco. Qui la chitarra acustica è chitarra acustica preparata, si può dire. Fondamentalmente, forse abbiamo trovato un compagno di giochi ideale per Paolo Angeli, perché Sergio Altamura elabora, tratta la sua chitarra come un generatore di suoni, fondamentalmente, e da qui escono dei brani assolutamente particolari, combinati con live electronics, loops, la voce viene processata, ma la chitarra stessa viene strapazzata in tutti i modi, viene anche suonata con l'archetto, e quindi ci sono diverse idee molto interessanti. Un disco che avvicina sicuramente più questo brano a certa musica contemporanea che non alle radici bluegrass e fingerpicking, da questo punto di vista. Altro disco di cui parliamo, altro chitarrista sempre italiano, lui si chiama Pino Forastiere. Attenzione, chitarristi classici in circolazione che state guardando questo video, perché Pino Forastiere è diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia. È diplomato col massimo dei voti, diplomato su addirittura non solo su chitarra classica, ma anche su chitarra a 10 corde. Però qui lo vediamo al lavoro con una chitarra acustica. Il suo stile è qualcosa di impressionante. Questo è un CD DVD. Nel caso vogliate acquistarlo, vi consiglio caldamente prima di acquistare il CD, poi di guardarvi il DVD, perché se cominciate dal contrario, il CD non lo guarderete, non lo ascolterete mai. Le musiche sono le stesse, è vero, ma vedere al lavoro Pino Forastiere è semplicemente impressionante. Sembra un mix di Michael Hedges con Eddie Van Halen, passati per Stevie Vai. Ha una tecnica spaventosa, teatrale, molto bravo, però qui si accompagna anche una capacità di composizione. I brani sono tutti suoi. Davvero interessante e davvero notevole. Si ricorre molto e qui fa sentire nettamente la potenza dei suoi studi classici, ecco, da questo punto di vista. CD e DVD, ripeto, molto interessante, decisamente bello. Soprattutto sono musiche, tutti questi tre CD, piacevoli all'ascolto, non sono pesanti e comunque denotano una capacità musicale assolutamente fuori dal comune. Altro CD di cui andiamo a parlare, sempre di chitarra acustica, vede, si intitola Guitar Republic, sempre la Candy Rat Records. Questa volta tutti e tre i chitarristi di prima, cioè Sergio Altamura, Stefano Barone e Pino Forastiere, che suonano assieme. Quindi prendete questi tre signori di cui abbiamo parlato prima, li mettiamo assieme a suonare e viene fuori un disco davvero davvero interessante. Viene fuori una repubblica delle chitarre, per così parlare, ben strutturata, ben definita, con, cito dai titoli del disco, il suo ghetto, il suo Luna Park, la sua stazione, la sua Radio Republic, la sua Republic Avenue, e la Funky Sex Republic, l'aeroporto e quant'altro. È un disco davvero molto bello, dove si sentono tre chitarre veramente lavorare al massimo. Fanno la gara a chi è più bravo, si integrano fra loro benissimo e danno delle gran belle soddisfazioni. Quindi, disco anche questo consigliatissimo come cosa. Cambiamo un po' genere. Chi mi conosce sa che io apprezzo particolarmente una casa discografica che si chiama Setola di Maiale, una casa discografica che esiste ormai da quasi 18 anni e che si è sempre dedita per la particolare attenzione nei confronti della musica contemporanea, dell'improvvisazione e delle nuove sonorità. Allo stesso tempo sapete che chi legge il blog che sono un fans di Pablo Montagne. Pablo Montagne fa uscire il suo secondo lavoro dopo il Solo Immobile dell'anno scorso per Setola di Maiale.
Seto di Maiale, tra l'altro, lavora come la nostra NetLab Alchemistica su licenza Creative Commons e ha realizzato questo disco. Innanzitutto faccio notare la confezione, molto semplice, ma anche molto curata. Vediamo così si vede un pochino meglio. Sì. Questa volta Pablo Montagne non è da solo, ma è accompagnato da Giacomo Mongelli alla batteria. Insieme realizzano 19 tracce composte tra chitarra preparata, chitarra elettrica, composizioni varie di Pablo Montagne, mischiata con la batteria poliritmica a dir poco di Giacomo Mongelli. Grandi citazioni, fondamentalmente potrebbe essere un disco di Guitar Trio, se non che il bassista qui non c'è ed è, non sarebbe assolutamente, non si sente la mancanza, vista sia la capacità di Montagne di coprire qualunque spazio, sia la capacità di Mongelli di lavorare con le setole, con le bacchette veramente ad alti livelli. Disco veramente consigliato per coloro che vogliono provare a sentire qualcosa di veramente nuovo. Montagne si conferma un chitarrista e allo stesso tempo anche un compositore veramente in ascesa e veramente complimenti, grande, grandissimo disco da parte sua. Avevamo parlato di lui, di Simone Massaron, di questo disco, The Empty Room, ne avevo parlato nel mio libro 121 CD per la chitarra contemporanea. Lo cito adesso, torno a citarlo perché questo disco uscito per la NetLabel, il collettivo, il Galo Rojo, Orojo, adesso non so esattamente qual è la pronuncia, a fine 2010, mi aveva particolarmente colpito e particolarmente stregato. Massaron è un chitarrista eccezionale, fenomenale. Quando si parla di blues, riesce a tirare fuori dalla sua chitarra cose veramente stupende. Quello che mi interessa di più segnalare è che è uscito, sempre per Galoroio, come il punto del Galoroio, questo altro CD si intitola Folk Songs. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Anche qui una confezione estremamente semplice, molto 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 particolare, per un disco davvero stupendo. Folk Songs from the Empty House. Anche qui ritorna il tema della casa vuota. CD punto nel Galoroio, quindi si può anche scaricare in MP3, che vede Simone Massaron suonare assieme a Kyle Gregory alla tromba, a Danilo Gallo al basso acustico e a Massimiliano Sorrentino alla batteria. Un disco veramente di blues, ma suonato con l'anima, con grande passione. Ci sono diversi brani tradizionali, The Four Marys, Farewell Nancy, Boston Tea Tag Songs e tre composizioni dello stesso Massaron, in particolare Roots Tales, che è 7 minuti e 38, stupendi, e The Last Waltz of Summer, Farewell to Laquisha. Una vena blues, una vena creativa, emotiva, sentimentale, assolutamente, assolutamente strepitosa. Massaron si conferma un chitarrista veramente fuori dai canoni, veramente fuori da qualunque stile e dà un disco veramente eccezionale. Gli altri tre sodali sono alla sua pari, sono musicisti bravissimi e notevoli e quindi disco ancora una volta consigliato. Disco ancora una volta particolarmente interessante e notevole, quindi da seguire. Simone Massaron è sicuramente un grande chitarrista e sono sicuro che in futuro ci darà altre soddisfazioni, sia per quanto riguarda lui, sia per quanto riguarda Pablo Montagne e il suo crudité. Vi invito poi a leggere e a cercare le loro biografie, le loro schede che abbiamo preparato, le loro interviste che trovate su blog Chitarra e dintorni Nuove Musiche. Bene, anche per quest'oggi abbiamo completato. Andrea Guzzi vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Ci sentiamo la prossima volta, sempre qui sul canale di YouTube. Ciao!